Proviamo allora a fare insieme la lezione, a partire dal contesto. Il capitolo 21, dal quale è stato tratto il brano, è in realtà un'aggiunta al Vangelo di Giovanni, che si chiudeva solennemente con una dichiarazione. Questi segni che avete letto sono stati messi per iscritto, perché crediate che Gesù è il Messia, il Figlio di Dio, e perché credendo abbiate la vita nel suo nome. Sembrava il Vangelo al capitolo 20 chiuso con queste parole, e invece in tutti i manoscritti, anche quelli più antichi in greco, si ritrova questa aggiunta, che perciò va considerata come assolutamente interessante. Potremmo dire così, che il capitolo 20 di Giovanni, se avrete mai tempo di rileggerlo, ci mostra come risorge Gesù. Il capitolo 21 ci mostra come risorgono i suoi discepoli. E allora adesso andiamo al testo. Se abbiamo una penna possiamo sottolineare i personaggi, i sentimenti, i passaggi. E però prima scomponiamo questo testo in due grandi parti. La prima è relativa all'apparizione di Gesù, che copre dal versetto 1 al versetto 14. La seconda, più breve, è quella che ha a che fare con il dialogo tra il Maestro e Pietro, dai versetti 15 al versetto 19. Intanto, dove avviene questa apparizione? In Galilea, cioè da dove erano partiti. Questo ci dice che i discepoli, dopo la morte e nonostante la risurrezione, si erano dispersi ed erano tornati in qualche modo da dove erano partiti. Questo ritorno fa pensare a un momento di crisi. Colpisce il numero dei discepoli. Sono, se vedete nel testo, 7. 7 è una cifra simbolica che evoca la totalità. E sono esplicitati di questi 7 5 nomi: Pietro, naturalmente, Tommaso e Natanaele, quindi i due figli di Zebedeo, due personaggi molto robusti, al punto da essere definiti figli del tuono, cioè Giacomo e Giovanni, e gli ultimi due in realtà rimangono sconosciuti. Pietro è colui che prende l'iniziativa, dice: io vado a pescare. Ed è interessante perché questo dice non solo che lui è il leader, ma dice anche che lui è uno che assume in prima persona l'iniziativa. Non dice andiamo, ma dice io vado a pescare. Non della serie armiamoci e partite. Lui va, gli altri eventualmente lo seguono. Questa pesca, che è un ritorno all'antico mestiere, si rivela in realtà deludente. Sulla barca, ma non presero nulla. Ed è questo il momento in cui si inserisce il Maestro, che però non viene immediatamente riconosciuto. Lo vedono, ma non si accorgono della sua presenza. A riprova di quello che ci siamo detti l'ultima volta, e cioè che la risurrezione non è una proiezione dei desideri dei discepoli, che proprio non si aspettavano più niente, ma è un fatto che si impone di suo. Un'altra parola che colpisce è, dopo che questo misterioso personaggio si avvicina, le sue prime parole: figlioli, avete nulla da mangiare? Anzi, non avete nulla da mangiare? Figlioli è un termine che l'Evangelista usa solo in questo brano. Ma ciò che colpisce è che Gesù si introduca con una domanda. Il Maestro fa sempre così, pone una domanda, e grazie a questa si introduce nel cuore dei suoi interlocutori. E dopo la domanda arriva invece un invito, direi quasi perentorio: gettate le reti per la pesca e troverete. E precisa perfino il posto, dalla parte destra della barca. E i discepoli, forse per rassegnazione, forse perché attratti da questa figura,
acconsentono e accade l'imprevisto. La gettarono e non riuscivano più a tirarla su per la grande quantità di pesci. Questa grande quantità di pesci è un segno quasi messianico che dice l'abbondanza del tempo in cui verrà il Messia. E proprio questa pesca inaspettata diventa la traccia che comincia a muovere il cuore dei discepoli, al punto che uno, Giovanni, il discepolo che Gesù amava, dice: è il Signore. Lui ha la chiaroveggenza di intuire di chi si tratti, esattamente come al mattino di Pasqua, quando corre a perdifiato insieme con Pietro verso il sepolcro, ma lui entra dopo che Pietro è arrivato e intuisce che cosa è accaduto nel sepolcro aperto. Poi c'è il pane e i pesci che i discepoli trovano sulla spiaggia. Sono due segni che hanno un forte simbolismo, che richiamano l'Eucaristia. Anche qui è un'altra traccia, il pesce in particolare. Per la prima generazione dei cristiani era una sorta di chiara allusione a Gesù. La parola pesce, ictus, sta proprio a dire Gesù Cristo, figlio di Dio, e veniva utilizzato al posto del crocifisso, che all'inizio era piuttosto allontanato dagli sguardi perché incompreso. E poi Gesù di nuovo che prende l'iniziativa, perché sì, hanno trovato il pane e il pesce, ma lui vuole che ci mettano del proprio, e perciò dice: portate un po' del pesce che avete preso ora. Ed è Pietro, sempre lui, impulsivo e decisionista, che si fa avanti. È interessante questo dettaglio di Pietro, che si riveste alla meno peggio, perché si pescava completamente nudi e si fa avanti, e sulla spiaggia porta i pesci, di cui si precisa il numero, 153 grossi pesci, che nell'antica concezione rappresentavano, diciamo così, il numero delle specie dei pesci, ma che dice anche qualcosa di più profondo, cioè ha a che fare in un certo senso con la universalità della Chiesa. E la rete da cui i pesci vengono presi non si spezza, nota il testo, a riprova del fatto che questa rete è in fondo un simbolo essa stessa della Chiesa, che non deve mai perdere la sua unità. È dunque universale, ma non è mai in qualche modo separabile. E questa modalità di parole legata alla pesca, alla nave, ce la ritroviamo perfino nelle chiese. Questa si chiama navata, per dire che la chiesa è la barca che attraversa il mare della storia. Ormai però tutti hanno compreso, e il testo di Giovanni lo rimarca, nessuno dei discepoli osava domandargli chi sei, perché sapevano bene che era il Signore. E qui termina la prima parte e inizia la seconda, dove c'è come una zoomata solo su Pietro, che diventa l'interlocutore unico del Maestro, a partire da quelle tre domande che gli pone Gesù: Simone, figlio di Giovanni, mi ami tu più di costoro? E sappiamo come è andato questo dialogo a finire. Pietro, alla terza volta, imbarazzatissimo, finisce per dire non più se lui lo ama di più degli altri, non si mette più in competizione con gli altri, ma gli dice semplicemente: tu lo sai che ti voglio bene. E a quel punto Gesù gli dice: pasci le mie pecore. Cioè non lo rimanda a se stesso, ma lo rimanda verso gli altri, e gli fa perfino un esempio a proposito della vecchiaia, per far capire a Pietro che ciò che lo aspetta è il martirio, che consiste in una progressiva espropriazione della propria libertà, al punto che non sarà più lui a decidere della sua vita. L'ultima parola allora è importantissima,
è un imperativo, seguimi, soltanto qui, in questo momento del Vangelo, cioè alla fine, Gesù dice seguimi, non lo dice mai nel Vangelo di Giovanni, lo dice soltanto alla fine. E veniamo alla meditatio. I temi sarebbero tanti, ma vorrei proporvene soltanto tre. Magari poi voi, nel silenzio che seguirà, ne troverete ben altri. Il primo, la tentazione di tornare alle vecchie abitudini. Come si diceva, Pietro e i suoi tornano in Galilea, cioè alla vecchia vita di pescatori. Già, la vita, anche quella della fede, conosce momenti di entusiasmo e momenti di crisi. Ci sono momenti in cui credere è bello, è facile, è coinvolgente, ma ce ne sono altri in cui invece credere è difficile, è insignificante, è perfino irritante. Ed è importante allora che noi ci misuriamo con questo alto e basso della fede, perché rischiamo tutti, dopo magari aver scelto di credere e perfino di esserci impegnati, di vivere una vita di fede a bassa intensità, in cui in qualche modo, senza accorgercene, ci rimangiamo tutto quello che abbiamo pensato di scegliere. Dobbiamo resistere in questi momenti di difficoltà, di aridità, di buio. E la vita dei credenti, soprattutto di quelli più convincenti, è proprio segnata da questa resistenza al buio, all'oscurità, all'ottusità della fede. Vorrei richiamarvene uno di esempio, Santa Teresina di Lisieux, perché mi pare che sia non solo una giovane che nel suo diario di un'anima ha in qualche modo confidato il suo travaglio interiore, ma è una donna estremamente moderna, perché partecipe delle disillusioni e della fatica di credere tipica della nostra epoca contemporanea. Alla sua madre, priora, così si confida nel suo celebre diario: godevo allora di una fede tanto viva, tanto chiara, che il pensiero del cielo formava tutta la mia felicità. Non potevo credere che vi fossero degli empi i quali non avessero la fede. Credevo che parlassero contro il loro stesso pensiero, negando l'esistenza del cielo, del bel cielo dove Dio stesso vorrebbe essere la ricompensa eterna. Nei giorni tanto gioiosi della Pasqua, Gesù mi ha fatto sentire che esistono davvero anime senza fede, le quali, per l'abuso delle grazie, hanno perduto questo tesoro immenso, sorgente delle sole gioie pure e vere. Ha permesso che la mia anima fosse invasa dalle tenebre più fitte e che il pensiero del cielo, dolcissimo per me, non fosse più se non lotta e tormento. Questa prova non doveva durare per qualche giorno, non per qualche settimana. Terminerà soltanto all'ora segnata da Dio misericordioso, e quest'ora non è ancora venuta. Vorrei esprimere ciò che penso, ma ahimè credo sia impossibile. Bisogna aver viaggiato sotto questo tunnel cupo per capirne l'oscurità. Questo tunnel cupo ha a che fare con i momenti down della fede, che dobbiamo in qualche modo aver presenti per resistere. C'è poi un secondo spunto che questo brano ci lascia intendere, e cioè che la barca dei pescatori, cioè la Chiesa, separata da Cristo, è destinata a sicuro fallimento. La pesca andata a male di notte si capovolge di giorno in una sorta di strepitoso miracolo. Che cosa c'è di diverso? C'è la presenza del Maestro. Dovremmo mai dimenticare che solo se siamo uniti a Lui possiamo combinare qualcosa di buono, e questo ci dà un doppio sentimento positivo,
Intanto ci fa persuasi che non dipende da noi l'esito, ma dipende da Lui. E questo ci rende molto più distesi, meno ansiogeni, meno in qualche modo coinvolti in quello stress da prestazione che spesso ci prende anche nei riguardi della Chiesa. I risultati, se non vengono, in realtà non ci devono deprimere, perché non dipendono da noi se siamo consapevoli che soltanto uniti a Lui possiamo portare frutto. E in secondo luogo questo ci aiuta anche a non illuderci mai di poter andare avanti semplicemente con le nostre gambe, ma ci dà però la certezza che con Lui possiamo invece affrontare anche i momenti che ci sembrano impossibili. La tenuta è diventata un problema per la nostra generazione in tutte le esperienze. Pensate per esempio alla tenuta nei rapporti affettivi. Basta un nulla per far saltare tutto, basta assolutamente qualcosa di secondario per rimettere in discussione la nostra biografia. E così, a forza di resettare ogni volta la nostra vita, non ci si raccapezza, non sappiamo più chi siamo, che cosa vogliamo, diventiamo fatalmente preda degli impulsi del momento. Per questo abbiamo necessità di avere qualcuno su cui legarci, perché diversamente rischiamo ogni volta di rimettere in discussione tutto. L'essere uniti a Lui è ciò che rende anche la Chiesa ciò che deve essere, non una semplice agenzia di servizi, ma il tramite sottile, misterioso, affidabile perché gli uomini possano arrivare a Dio. E c'è un ultimo spunto che penso possa ricavarsi da questo brano, e cioè il fatto che l'amore per Cristo ci spinge non tanto solo verso di Lui, ma ci spinge in realtà verso gli altri. Pietro replica sempre più imbarazzato al Maestro che lo incalza, ma quello che sorprende è che Gesù, ottenutane la risposta, sia pure al ribasso, tu lo sai che ti voglio bene, non gli dice "rivo ferito a sé qualche cosa", ma gli dice "pasci le mie pecore". La fede, quando è autentica, non ci isola mai dentro una relazione verticale, ma in qualche modo ci spinge sempre ad andare verso gli altri. Quanto più noi si affina all'ascolto di Dio, e tanto più sappiamo anche ascoltare gli altri, perché è da qui che scatta la scintilla della responsabilità. Perché è diventata una chimera la responsabilità, per cui chi se ne frega? Perché se io non ascolto, non riesco a percepire l'appello che mi viene dagli altri. Ma questa capacità di ascolto è proprio nei riguardi di Dio che ci mette nelle condizioni poi di fare lo stesso anche nei riguardi degli altri. E direi che questo vale per tutti. Se siamo capaci di ascolto per gli altri, lo siamo anche nei riguardi di Dio. Se non ascoltiamo Dio, non ascoltiamo neanche gli altri. Le due cose sono strettamente congiunte, perché Dio non appella a se stesso, ma ci rimanda sempre verso gli altri. Non è una chiocciola Dio che vuole tenere sotto di sé la sua covata. Dio in qualche modo ci smamma, ci manda sempre lontano per poter andare incontro agli altri. Chiediamo allora in questo momento di preghiera che il Signore ci illumini e ci dia la forza di sperimentare quello che ha sperimentato Pietro, che si è sentito amato da Dio, da Cristo, e per questo è stato capace di cambiare se stesso. E questo credo che sia ciò che dalla preghiera possiamo ricavare in questi momenti di silenzio.